Passiamo subito la palla in qualche modo ad Emilio Franco, perché il mercato in questi casi si fa sempre una domanda, o meglio gli investitori si domandano se sia un punto di arrivo, ad esempio un Dow Jones a 30.000, o se sia invece un punto di ripartenza, ci sia spazio ancora per un nuovo record, non solo sul Dow. Ma il mercato americano, e non solo quello americano, è in questo momento in un bull market molto molto forte. Come dicevamo, sta riprezzando una riduzione importante dei rischi e delle incertezze, dei rischi di politica economica e di politica in generale, perché comunque avremo probabilmente un Parlamento americano diviso che non potrà aumentare le tasse, cosa che invece se Biden avesse trionfato anche al Congresso, anche alla Camera anche al Senato, probabilmente avrebbe introdotto aumento delle tasse sui redditi più alti delle persone fisiche, quindi un concetto progressista di redistribuzione, e poi il reversal della diminuzione delle imposte di Trump sulle grandi aziende. Questo faceva parte del manifesto elettorale di Sanders, della Warren. Invece il fatto che Biden abbia vinto ma non abbia stravinto consentirà, come diceva la persona dell'intervento precedente, una politica economica più centrista senza colpi di coda antimercato, e questo è un elemento di diminuzione dell'incertezza molto importante. Avremo meno incertezza nella politica estera, che non sarà più fatta via tweet, tantomeno quella commerciale come è stato nel caso di Trump, però poi dall'altra parte, ed è una cosa molto importante, un pezzo del programma di Biden di politica fiscale espansivo sarà implementato, perché sarà facile trovare un accordo bipartisan al Congresso, in particolar modo la spesa per la sanità, la spesa per le infrastrutture e l'avvio per la prima volta dopo tanti anni di progetti di economia più verde negli Stati Uniti, col ritorno nei consessi internazionali a parlare di climate change. Questo sarà molto importante per tutti. E poi l'altro elemento di incertezza, quello che ha dominato quest'anno, si è andato ridimensionando in maniera molto pesante, ed è il fatto che torneremo alla normalità del distanziamento, torneremo a viaggiare, torneremo a vivere come prima. Questo non succederà chissà quando, ma non abbiamo solo un vaccino in prospettiva, ne abbiamo almeno tre, ma sono molti di più, ce ne sono 13 in fase 3, e di questi almeno 7-8 avranno le approvazioni emergenziali. Gli Stati Uniti probabilmente avranno l'immunità di gregge già dall'estate, e quindi c'è la normalità davanti. Tutto questo è alimento di crescita dell'economia in un contesto di policy mix molto espansivo, monetario e fiscale, e quindi la crescita degli utili sarà dirompente, e gli Stati Uniti trascineranno il resto del mondo, così come la Cina, che sta crescendo in maniera molto molto importante. Sarà ancora la volta di titoli tecnologici. Abbiamo visto che rialzi ha fatto Tesla, Apple fin qui, o è invece la volta, proprio perché parlava di una ripresa possibile, dei cosiddetti titoli ciclici o prociclici? Ma è sicuramente partita una rotazione molto importante, tanto attesa, che più volte sembrava iniziata anche a maggio, a giugno, ma poi era stata tristemente abortita, a favore di quei settori dei mercati azionari, di quei mercati azionari in termini geografici, di quegli stili, il value contro il growth, tecnologia contro banche e materie prime ed energia, Stati Uniti dominanti rispetto all'Europa e tassi in rialzo. Questa rotazione sembra partita in maniera, sta continuando in maniera importante, perché gli investitori non sono posizionati per questo tipo di performance relative, quindi stiamo vedendo il trionfo in questi giorni, in queste settimane, diciamo da quando tre settimane fa, lo lunedì, per motivo strano il news dei vaccini sta uscendo a novembre sempre di lunedì, ma il primo quello di pazzi. Ha innescato questa rotazione, che è continuata anche nelle fasi di parziale correzione degli indici nel loro aggregato. Questo perché secondo noi il catalyst rappresentato dai vaccini, intanto evidentemente non era per nulla scontato dal mercato, questo ci sorprende un po' che non lo fosse neanche parzialmente, ma probabilmente il pessimismo era ancora molto alto a giudicare dall'azione di prezzo, e quindi questo elemento pone non soltanto una riduzione dell'incertezza, dice che il ciclo economico, che è nato nel terzo trimestre ed è nato potentissimamente, perché gli Stati Uniti nel terzo trimestre hanno avuto una crescita del PIL annualizzata del 35%, l'Italia del 16%, nel nostro piccolo anche noi abbiamo avuto un'ottima ripartenza a V. In questo momento c'è una fase di flessione temporanea legata
alla gestione della crisi sanitaria, dei lockdown, però il ciclo che è partito è un ciclo sostenibile e con queste politiche economiche così espansive, con la BCE che inietterà sempre più liquidità e lo farà già a dicembre, con il recovery fund che alla fine arriverà, con l'austerità che non esiste più in Europa, con gli americani che avranno anche loro un'eccezionale espansione di politica economica, questo ciclo è sostenibile, durerà anni. Franco, vorrei proprio su questo farle ancora una battuta, perché oggi un altro record in qualche modo l'abbiamo visto anche sulle borse asiatiche, in particolare sul Nikkei di Tokyo, che ha chiuso vicino ai massimi da quasi 30 anni, dal 91. È un discorso similare quello che si può fare anche guardando al mercato asiatico? Assolutamente. Allora io come formazione, diciamo da gestore, sono nato nell'equity e per anni, per decenni, per un gestore equity il Giappone è stata una trappola del valore devastante. Tantissimi gestori, tra virgolette, ci hanno lasciato le penne scommettendo sul fatto che dalle ceneri della crisi, che per loro fu devastante, immobiliare delle banche, potesse ripartire un bull market sostenibile in Giappone. In questo momento le condizioni ci sono, perché il Giappone è un mercato estremamente ciclico e in questa fase comunque quello che è eccezionale è che, nonostante la crescita del terzo trimestre in giro per il mondo, i magazzini sono molto scarichi e quindi il ciclo della produzione industriale è destinato a proseguire in maniera molto importante. È cambiato il primo ministro in Giappone e se Abe è stato un grande primo ministro, molto concentrato sulle riforme, ma che alla fine ha fatto anche austerità fiscale con l'aumento dell'IVA due volte, che ha portato il Giappone in recessione, il nuovo primo ministro invece vuole fare sì le riforme, ma politica fiscale estremamente espansiva. La banca centrale giapponese è la prima che è arrivata ai tassi zero, è la prima che è arrivata al quantitative easing. Oggi che cosa compra? Più titoli di Stato sì, li compra, ma ne ha già tantissimi di quelli che sono in tempo erano sul mercato, compra l'equity. E il mercato giapponese è un mercato molto value, è un mercato in cui le aziende per cautela non hanno investito, hanno risparmiato molto e quindi sono molto liquide e poco levereggiate, e gli investitori non sono posizionati sul Giappone. Quindi crediamo che il Giappone abbia davanti una prospettiva rosea di crescita. Chiarissimo. Franco, io la ringrazio molto per il suo commento questa sera. Grazie ad Emilio Franco di Mediobanca SGR. Alla prossima occasione. Alla prossima. E do subito il ben trovato ad